sì. Come vedete, già qua è un po' stile Second Life, un po' anticonvenzionale. D'altra parte, non è la classica conferenza di quelle che fanno le società ICR per spiegare la musica. Io mi chiamo Domenico 40, mi occupo di arte contemporanea. Negli anni precedenti sono legato molto racconto. Ecco, alcune delle domande fondanti che questi mondi pongono, l'identità, quello che riguarda me, l'identità, l'identità individuale, la declinazione della propria vita, condivido durante la mia, la creazione delle mie opere. E non... Per me sono parte di una utopia, qualcosa che è comparabile a quello che diceva Robert Smith, un nuovo luogo, un arcipelago che da tutto il vista sta tutto ciò che esiste in Second Life. È possibile, quando noi arriviamo, non so se... Rapidamente a un essere italiano, lei fa un problema su Second Life, non è una pista, è una pista della vita di Erba. Il suo Second Life è una creatura, non è vita in arriva della pista, perché il suo nome è una pista di Erba. La pista di essere una pista di Second Life. Ma non è il problema dell'arte contemporanea, la necessità di fare la fila, la fila all'arte del museo contemporaneo, e non è la fila situazione, e non è il museo bianco, bello, di tanto da, e non è il ciò che si vede, o meglio tutte le opere d'arte presentate secondo la risposta è no, assoluto. Ma non puoi provare a esprimere questo testi, che è diciamo il primo passo per poi dirigersi dell'analisi di quello che è il mondo dell'arte, di come funziona, eccetera. Secondo la risposta è un mondo tridimensionale, immersivo. Tanto che siamo rappresentati da un'aula. Second Life sarà anche per le vicinanze di un lungo lavoro fatto con una mano e ci sono piatti di mare. La prima domanda è chiedere chi preferisce rispondere e quindi capire se è vera arte. So che qua sicuramente c'è qualcuno che non crede che è vera arte, almeno quella realizzata da queste persone che potremmo definire dei miracolanti dell'arte, dei miracolanti di Photoshop, di tecnologie virtuali come nerd, soldi popolosi, con gli occhiali, spessi, con tre, che ho la presentazione che avrei voluto montare oggi, poi la conversazione ha preso forma diversa, non è così.